Torniamo in diretta con la nostra edizione, 14:35 minuti. Leggo dal Messaggero Veneto anche per rispondere a tanti che ci chiedono. L'epidemia di coronavirus è finita, la Slovenia è il primo paese Unione Europea ad annunciare la fine della quarantena. Però da qui a dire poi che la possibilità di andare oltre confine sia ormai concessa, ce ne passa insomma ancora. Leggiamo giusto alcuni passaggi. L'aggiornamento di oggi alle ore 14. La Slovenia annuncia la fine dell'epidemia. Il governo sloveno ha annunciato la fine dell'emergenza legata alla pandemia di coronavirus e la conseguente riapertura dei confini del paese a tutti i cittadini europei a partire dal 31 maggio. Cosa vuol dire questo? Intanto i dati sulle nuove infezioni permettono di allentare le misure adottate per contenere la diffusione del Covid-19, ha dichiarato il primo ministro sloveno Janša, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa STA. L'annuncio del governo sloveno è arrivato nonostante il monito lanciato questa settimana dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale è ancora troppo presto per dichiarare la fine dell'emergenza. In Slovenia si sono registrati 35 contagi nelle ultime 2 settimane. Dal 31 maggio, i cittadini dell'Unione Europea potranno entrare nel paese senza sottoporsi al periodo di isolamento di 7 giorni, mentre per chi arriva da stati extra UE resta obbligatoria la quarantena di 14 giorni. Secondo le nuove regole, chiunque abbia sintomi di Covid-19 sarà respinto al confine. Ma è ancora, ripeto, presto per poter andare a dire che sia possibile oltrepassare il confine, oltre al fatto che ancora non c'è stata la possibilità di uscire dal confine prima di entrare in quello successivo, nel paese successivo, e quindi al momento vige l'impossibilità di recarsi all'estero se non per le motivazioni che abbiamo conosciuto essere quelle dettate da lavoro, urgenza o motivi di salute. Sta parlando l'ex sindaco e ora consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Cosolini. Sentiamo un passaggio. Ecco, come dico, sentiamo un passaggio, si deve aggiornare la pagina. Bene. Niente, è fatto apposta, io come dico sentiamo, si deve aggiornare la pagina. Niente, sentiamo la telefonata allora, buongiorno. Sì, prego. Buongiorno. Pronto? Buongiorno Giulietta. Buongiorno, Prego. mi senti? Sì, prego. Benissimo. Allora, io volevo dirgli, no? Sono Giovanna, la scusi. Sì. Volevo dirgli che intanto mi devo parlare 5 giorni con l'Inps e se è possibile. Mi sono stato impossibile a chiamarlo. Intanto perché mi dava chiamata rifiutata. A meno che il cellulare lo non accetti, ma dopo poi ho fatto come ormai l'ho chiuso, diciamo, il mio problema. Qua appoggi da portare le mascherine al 20 del 4, la mia non c'è stata, ma comunque non fa niente, non c'è problemi. Poi volevo dire che stamattina che ha telefonato una signora, se rimborsa i biglietti dell'autobus. Siccome mi ho fatto il 7.30 3 giorni fa, il rimborsa sia l'annuale 19% sia il mensile. Ma gliel'ha detto la Teresa Trasporti questo? So perché ho fatto 7.30, ho presentato tutti gli abbonamenti di un anno, diciamo, no? Sì. Comunque rimborso tutti e due, sia l'annuale che il mensile. Ah, È il 19% perché ho fatto 7.30 2 giorni fa. Ecco. ok. Bene. Poi il fatto della signora che diceva, lei era lei stamattina, dottor Gulotta, Sì, vero? Alle 10? sì. Come Ecco, la signora che aveva detto che la deve fare il certificato no, originale delle morti, purtroppo sono passata poco sì. tempo fa per quella strada, maledetta. Sì? Sì, bisogna fare l'originale e si aspetta anche un mese. Con Sì. questo la ringrazio e Grazie. Grazie. Bu grazie a lei, dottor Gulotta, buona grazie. giornata, grazie. Dunque, per quanto riguarda i rimborsi, fino a pochi giorni fa non avevamo nota di questa possibilità, al netto del fatto che era lo studio. La Teresa Trasporti non mi pare che l'abbia pubblicato, o meglio, comunicato qualcosa attraverso il sito, però eventualmente ne faremo un altro ulteriore passaggio. Poi ci scriveva un telespettatore che ha comprato le mascherine. Ha 10 mascherine a 5 euro, quindi sono 50 centesimi cada una, il cui prezzo sicuramente risponde
a quanto in tanti si stanno augurando possa essere di distribuzione in tutti i siti, tutte le farmacie o gli altri punti vendita dove poterle acquistare. Si può andare in Slovenia ancora, lo ripeto, non si può. Tra le strutture nominate c'è anche la Pineta del Carso, coronavirus non nominata. Ho già rettificato, ho chiesto se c'è stata una situazione da dover correggere o meno. Andiamo a sentire un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io volevo sapere, sempre per la Slovenia, come ho una casa in Slovenia e non posso andare già da marzo, problemi ci sono e non so, non c'è possibilità di avere un permesso. Dipende se questa possibilità rientra fra i casi di urgenza, no? Cioè, se lei vuole andare lì perché vuole andare lì. Ho problemi, ho da pagare le bollette, da vedere com'è. Quando l'ho lasciata praticamente ero convinta di tornare fra pochi giorni, no? Sì. Guardi, io dando lo sguardo ai vari documenti, quelli rilasciati dalla regione, eccetera, non vedo la possibilità ancora di poter andare nelle seconde case all'estero, salvo un rientro in patria per questioni di per chi si era È ritrovato bloccato all'estero e quindi ora può tutto farlo. bloccato, ma io dico poi dobbiamo pagare l'IMU lo stesso per il periodo che non possiamo raggiungere la casa. E questo lo deve verificare con il comune di appartenenza. Ma praticamente io non pago il comune, pago allo Stato italiano. Ah, parlava dell'IMU, sì, questo sì, l'IMU si paga, non so, non credo che ci sia stata una deroga. Si paga comunque, Da quello che perché so, io mi sì. sento la casa come sequestrata adesso. Da quello che so, sì, possiamo definirla anche così. Da quello che so, si paga lo stesso l'IMU, forse ci Si sono paga degli lo stesso. Forse ci sono No, delle speriamo che agevolazioni. ci sarà qualche Forse ci sono possibilità delle presto. agevolazioni, però si paga, cioè si continua, l'importo c'è, cioè la tassa c'è, non è che viene annullata. Va bene, grazie. Grazie, grazie, mi spiace per la situazione in cui si è ritrovata. Allora, sentiamo ora le parole dell'assessore Riccardi. Sono oltre che da protezione, perché sono in una struttura, non serve che stiano in una struttura con i complessa, quindi non è che qui c'è qualcuno che non è in protezione, qui c'è un problema di un avvicendamento che deve essere garantito rispetto a tutte le polemiche anche che abbiamo ascoltato e deve avere una. Allora, qui non è problema di padri, madri, cugini, cioè, qui non è problema di questo. Io credo che per onestà intellettuale io e lei ci siamo detti, io e lei, non altri, ci siamo detti quello che dovevamo dirci al di là anche delle diversità di opinione. Ce lo siamo detti in aula, ce lo siamo detti fuori dall'aula. Io le riconosco questa, qui non è un problema di padri, qui c'è un problema di responsabilità, perché se io ho un problema non vengo da lei che fa un mestiere, vado da un medico se ho bisogno di una cura. Quindi lasciamo che il medico faccia le sue cose e noi facciamo le altre, perché altrimenti se buttiamo dentro tutto questo minestrone, poi alla fine succedono le cose che sono accadute. E quindi aspettiamo il perfezionarsi o meno di questa operazione, senza avere guardi, la preoccupazione di dire che se quella cosa andava, poi non andava. L'importante è che siano le ragioni certificate da coloro che fanno le proposte e le sostengono, perché è compito loro. E io su questa cosa credo di essere stato sempre molto chiaro. Rispetto a questa vicenda, della quale credo sia noto che cosa penso. E vado al tema a chi si devono rivolgere gli operatori. Allora, io non so che cosa lei intenda per operatori, però le posso dire che in questo mondo, che io conoscevo, posso dire, non conoscevo benissimo, c'è un'abitudine per la quale l'operatore deve stabilire qual è l'equipe lui al quale rivolgersi. Allora, le aziende hanno delle gerarchie. Ed è ora di finirla. È ora di finirla, che qui ognuno si sente abilitato di dover andare a chiedere qualcosa a qualcuno perché non. Qui ognuno ne fa il suo. Cioè, vogliamo riconoscere che questo sistema ha delle regole ogni tanto che non vengono rispettate ed ognuno si erge a fare un mestiere che non è il suo? Perché succede anche questo. E probabilmente anche questo contribuisce un po' alla confusione che spesso si verifica. Allora, a me pare che la gerarchia sia estremamente chiara. C'è una direzione centrale, c'è una azienda di coordinamento, sono le aziende.
non ho mai visto un protocollo per un'azienda per l'altra. Poi che un'azienda lo applichi in un modo, lo applichi in un altro, è vero, questa è un'abitudine che deve finire, probabilmente ci vorrà sacrificio perché avvenga, perché tutti sappiamo, e oggi fortunatamente secondo me è più facile farlo, perché avendo 3 aziende e non 8 come prima, questo sarà un percorso al quale ci vorrà tempo e io sono certo che ci arriveremo. E queste sono le considerazioni puntuali che io rispetto, dico, però oltre a questo, quello che mi interessa, naturalmente oltre a questo, mi interessa fare alcune considerazioni, secondo me, altrettanto importanti rispetto alle cose che ho ascoltato. Allora, la prima. Lo dico al professor Ronsal, ringraziandolo delle parole che ha usato qua. Poi io non so se lei o il suo detto stampa, che ha toni completamente diversi, perché capita, capita, capita. Lei ha parlato di celebrazione. Io credo che in questa regione, avendo anche questi dati, qualcuno avrebbe potuto anche utilizzare questa cosa per fare qualche celebrazione. Mi pare che non l'abbia fatto nessuno. Io ho colleghi che nel bene e nel male, in questo paese, sono diventati famosi. Mi avete visto in qualche trasmissione televisiva? Cioè, qui non c'è nessuno che ha fatto nazionale. Presidente Fedriga continua a fare la sua azione, non è andato adesso per questa cosa, ci andava già prima. Quindi che qui ci si accusi anche di fare delle celebrazioni attorno a queste cose, questa è l'unica cosa che mi sento di contestare. Sulle altre ci sto su tutto, ma sulla celebrazione no. Perché con questi risultati, che piacciono o non piacciono, perché vedete, non è che i numeri sono importanti, ma siccome vanno bene non ne parliamo. Allora, i numeri sono quelli. Poi possiamo dire, e non mi sottraggo rispetto alle giuste considerazioni che ho ascoltato, e non voglio lasciarle cadere, però qui c'è un risultato. Ma qui nessuno vuole la medaglia, dico, però io credo che questa regione, orgogliosamente, come bene avete detto, grazie al proprio servizio sanitario, al sistema di protezione civile, a tutti coloro che ci hanno lavorato, ai professionisti, ai volontari, a tutti. Ma allora, non è, oggi ho sentito che quando le cose vanno bene è merito di uno, quando vanno male è merito dell'altro. Allora io penso che se una cosa va bene sia merito di tutti, se una cosa va male è merito di tutti, ed è merito di tutti. Questo senza voler avere medaglie, senza cercare, non c'è bisogno. Non c'è bisogno di diventare famosi e di sentirsi dire bravo. Chi fa questo lavoro? Lei ha fatto il sindaco. E io sono certo che non siano piovute addosso bravo e grazie ogni giorno, perché quando fai questo mestiere tu puoi fare le cose più belle del mondo, ma alla fine se qualcuno ti deve dire qualche cosa che non va bene te lo viene a dire, e buona parte di quelli che dicono che vanno bene stanno zitti. Allora, detto questo, io penso che sia giusto affrontare anche degli aspetti critici che questa esperienza ci consegna. Però nel momento in cui consideriamo gli aspetti critici c'è anche quello che è andato bene. Allora non è che possiamo discutere dicendo, allora, di questa roba non ne parliamo, parliamo dell'altra. Allora io dico, parliamo di tutto. Parliamo che oggi il Ministero della Sanità dice che questa regione è una regione in sicurezza a basso rischio ed è la prima nel nord Italia, punto. Detto questo, e non mi parla roba da niente, perché avrei voluto vedere io questi dati diversi, e c'erano tutte le condizioni. Perché eravamo in quella filiera, perché eravamo collocati nella parte del paese che è stata più colpita, per una serie di ragioni. Allora, almeno un punto per onestà intellettuale vogliamo metterlo? Perché quando abbiamo messo quel punto, senza voler avere medaglie, affrontiamo gli altri problemi che ci sono. Allora, io non so, sono ogni tanto preoccupato, Antonio, no? Perché dico che ogni tanto mi ritrovo nelle considerazioni di buon senso che fanno Usai e Cosolini. Allora, Sai e Cosolini oggi hanno fatto delle considerazioni che io mi sento, sulle quali mi sento di entrare, perché le riflessioni sono riflessioni, a mio parere, condivisibili. Allora, io penso che sia giusto dire perché la Regione è riuscita a conquistare il rischio basso. Allora, credo che questa sia la prima domanda alla quale noi dobbiamo cercare di dare una risposta.
Le ordinanze? In parte. Le decisioni dopo le ordinanze? In parte. Il comportamento delle persone? In parte. Le condizioni di insediamento abitativo? In parte. Le misure sul distanziamento, le condizioni del distanziamento sociale? In parte. Il tema del... Ce n'è tante. Ce n'è tante. E io credo che sia giusto affrontare questo tema dicendo anche che ci sono delle condizioni che si sono presentate inevitabilmente rispetto a tutte queste condizioni, perché la natura non la cambiamo noi, si presentano in maniera diversa perché la regione è fatta da pezzi di aree e di caratteristiche diverse. Secondo tema, il contagio dei sanitari. Questo io penso che sia un altro tema, perché è giusto anche qui capire, peraltro guardandolo nel contesto complessivo, noi siamo i primi in Italia, non è vero. Questo non significa però, anche se siamo secondi, terzi, quinti o ventesimi, che quel tema sia un tema che vada osservato per il rispetto di chi lavora, per le procedure che possono essere migliorate, per la differenza dell'applicazione. Noi dobbiamo lavorare su tutte le cose che ci sono state, quelle buone cercando di migliorarle, quelle meno buone per cercare di migliorare ancora. Però allora questi sono discorsi che si fanno in maniera leale, non si fanno dicendo che non va bene niente, perché allora se non va bene niente ognuno si trincera sulla propria posizione e poi va a finire che chi ha un voto in più vince. E io non credo che su questa vicenda si debba fare un esercizio di questo genere. Ma evidentemente se qualcuno è portato a fare questo esercizio, quando è alla fine, mette giù il carico e è finita la storia. Io spero che si debba evitare questo, nelle contrapposizioni muscolari che fanno parte della liturgia. Perché guardate, non è che io ho bisogno che qualcuno mi insegni come sta seduto da quella parte, no? Allora, io credo che il tema delle ragioni, del perché, vadano osservate. Penso che la dinamica diversa nei territori delle regioni con gli esiti che ci sono vadano osservati, ma vadano osservati lealmente rispetto al dato complessivo oggettivo che si presenta, che ha il paragone rispetto a quello che è accaduto in altre aree del paese. E non è vero che in un pezzo di questa regione è la cosa peggiore d'Italia, perché non è vero. Allora, a chi fa questo tipo di affermazione? Io nemmeno rispondo, ma non mi metto neanche a discutere, perché tanto... Se il 24 di dicembre dico che il giorno dopo è Natale, quello mi risponde che è Pasqua. È quindi inutile. Non è impossibile, è inutile, diceva qualcuno. Terzo tema, le case di riposo. Allora, che entra dentro la dinamica dell'anzianità e di quel modello che credo stia a pieno titolo dentro un testo di legge che dice alcune cose. Allora, io non ho mai, sono stato molto attento e sono d'accordo anche qui con Cosolini su questo. Io non credo e non ho mai detto che il tema delle case di riposo riguarda solo la dimensione. Io penso che il tema delle case di riposo non abbia, io penso delle cose, ma non è che siccome le penso io va bene così, no? Io credo che lì dentro una riflessione seria e approfondita su alcune cose che sono accadute deve essere fatta. Possiamo dire che là dentro non va bene niente, entriamo dentro e dall'altra parte va ben tutto. Allora, io penso che la dimensione sia uno degli elementi. Penso che in realtà il tema della residenzialità sia uno dei punti aperti sui quali noi dovremmo tutti riflettere, ma non per dire che quello che c'è non va bene perché l'ha fatto quello che c'era prima di me, perché lo dico un'altra volta, probabilmente nel 2015 se ci fosse stato qualcun altro al governo forse sarebbe stato costretto anche lui a fare cose di quel genere lì, cioè non mi interessa avere la primogenitura e mettere la bandierina per dire io faccio una cosa diversa di quello che hai fatto tu perché quello che hai fatto tu va male. Non so se questo è chiaro. Ditela a qualche esponente del Partito Democratico di questa provincia, che sento spesso parlare a sproposito su questo, e non è un consigliere regionale, quindi non mi riferisco a Russo. Io credo che complessivamente però questa partita abbia bisogno di una
riflessione, non una revisione, di una riflessione sul tema della dimensione, sul tema di dove mettiamo le asticelle, che non si riduce al metro quadro della stanza col bagno, senza il bagno e a 10 minuti in più o in meno del minutaggio del personale che l'assiste. Faccio un solo esempio. Ma secondo voi, è ancora attuale quel meccanismo che prevede l'individuazione del rapporto fiduciario del medico di medicina generale per chi sta dentro una casa di riposo? Io non dico che sia giusto o sbagliato, io dico che questo è un tema, perché dentro questo tema ci sta tanto di altro, no? Lo pongo come tema, ma dentro questo tema c'è tanto, perché se noi andiamo a guardare quello che è successo in buona parte perché quello che è accaduto dentro quelle strutture è stato portato da fuori. Allora cominciamo, vogliamo discutere del modello organizzativo con il quale questa cosa funziona, e questo non è un problema di dimensione, e dirò di più, non è un tema nemmeno di differenza tra il pubblico e il privato, è un problema di una solidità di competenze che sfortunatamente sono limitate. È un problema di retribuzione, perché noi abbiamo assistito nell'ultima fase anche al personale infermieristico che, siccome stava dentro le liste dei concorsi delle aziende sanitarie, prendeva, andava via con i posti, andava nell'azienda sanitaria perché guadagnava un terzo in più, ma non è che diventava ricco, anzi. Allora, questo è un altro di quei temi. Perché non affrontiamo l'altro tema che riguarda le prestazioni dei servizi che vengono assicurate a queste strutture da fuori? Allora, io credo che dentro questa partita qui ci sia da fare una riflessione. Io capisco che poi si vanno a toccare, non fatemi dire delle cose che potrei risultare antipatico, no? Ma insomma degli equilibri storici che, guardate, non riguardano soltanto le case di riposo, riguardano anche le aziende sanitarie, eh? Allora, io su quelle robe lì, non pretendo di avere la verità, dico che c'è un tema, e secondo me, dentro questa esperienza che abbiamo vissuto, un pezzo di questa storia c'è. Un pezzo di questa storia c'è. Dobbiamo andare ad analizzare le ragioni di questo. Quindi, io lo dico con grande insomma, chiarezza. Poi, la fase 2, poi rifletteremo, noi abbiamo voluto inserire dentro il meccanismo europeo questa cosa dove abbiamo trovato delle cose interessanti, la direzione centrale ha lavorato molto attorno a questo. Io penso che la fase 2, al di là degli aspetti che discuteremo dopo, il modello di governo, il coinvolgimento, tutte queste cose. Inizi già la relazione. No, faccio solo l'ultima battuta rispetto a questo. Io penso che la fase 2, poi io non entro nel merito anche di molte altre cose, la fase 2 non sarà sanità e protezione civile, basta, no? Cioè, io credo che il tema della partita avrà due protagonisti sostanzialmente, poi li vedremo, che sono quelle due cose che in realtà probabilmente ci fanno avere questo tipo di contabilità e che a noi è andata bene, che sono la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale e la capacità di correre dietro al presunto contagiato, che in questo caso si chiama reagenti e che rischia di diventare il gemello mascherine della prima ora. Se noi non avremo questi due elementi, è evidente che la capacità di affrontare la fase 2 sarà sicuramente più complicata. Bene, con l'intervento del vicepresidente. Rientriamo dunque in studio, abbiamo sentito buona parte del discorso, non quasi tutta, il discorso dell'assessore alla salute, vicegovernatore, vicepresidente Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, sul discorso che entrava in merito ai dati del Friuli Venezia Giulia rispetto al panorama nazionale, ma anche sulle scelte e le competenze di chi poi è tenuto a dare delle indicazioni su come agire, e in questo caso si parla del ricovero delle persone malate da coronavirus. E quindi l'ultima considerazione che abbiamo notato, quella della
Fase 2, intesa con le dovute precauzioni da parte del governatore, altrimenti si rischia di fare passi indietro e non avanti. Torniamo alle mail e alle telefonate. Buongiorno, sono Luca, voglio spezzare una lancia a favore del meccanismo di distribuzione delle mascherine. Io sono residente a Gretta, ma sono lontano da Trieste da fine febbraio. Dunque ho contattato la Protezione Civile regionale a mezzo mail, chiedendogli espressamente di evitare di lasciarmi le mascherine nella cassetta della posta. Mi hanno risposto celermente, dandomi riscontro positivo. Colgo l'occasione per ringraziarli. Grazie per l'ospitalità. Un caro saluto, Luca Russo, che ci scrive dunque la sua esperienza a colloquio con la Protezione Civile regionale sul tema delle mascherine, che noi abbiamo scritto poco fa, ma adesso si cambia come titolo. Completata la distribuzione delle mascherine a Trieste, sempre quello è il titolo. Allora, andiamo avanti con il Consiglio regionale. C'è ancora qualcosa da sentire? Ancora l'assessore Riccardi. Anche in discussione le prossime settimane. Quindi l'affermazione che il rapporto del WHO dice che questa sfida senza precedenti, c'è una risposta importante, e questa risposta appartiene anche al lavoro fatto in questa regione. Se scorriamo velocemente arriviamo anche alle curve relativamente a quello che è accaduto. Andiamo avanti. Ecco. Dove siamo arrivati a delle misure che evidentemente hanno una propria spiegazione, che sono un po' le ragioni per le quali abbiamo le misure del 23 febbraio, la chiusura delle scuole, cioè quelle misure del quale il distanziamento, cioè tutte le attività che abbiamo svolto nel corso dell'emergenza, la forte mobilitazione dei due sistemi istituzionali. Ecco, questo ha a che fare con una condizione dove, andiamo avanti, abbiamo una situazione, poi vi daremo le carte, una situazione di presenza e di assenza di alcune cose, anche in termini di comunicazione e in particolare degli strumenti di tracciabilità che diventano importanti. Vedete sotto quelli che sono gli indicatori sul tasso di disoccupazione, occupazione, reddito annuale delle famiglie, il tasso medio di interesse che riguarda il rapporto tra i dati regionali e quelli dello Stato. Ecco, mi interessa soffermarmi sull'ultima. Andiamo avanti ancora. Ecco, io credo che il nodo vero al quale, al di là della sessione europea, proprio parlando di fase 2, noi dobbiamo in qualche modo capire dove siamo, è il rapporto nel momento in cui è accaduto l'introduzione del blocco totale e quelle misure che hanno consentito alla curva di abbassarsi, naturalmente in maniera diversa rispetto alle esperienze delle diverse regioni nel paese. Ora, il tema qual è? Il primo tema è, noi abbiamo, l'abbiamo ricordato tutti, abbiamo avuto una grande capacità del sistema sanitario di reagire e di contenere questa misura. Questa misura ha avuto diverse manovre. E quindi oggi il grande problema è capire qual è oggi la benzina che sta dentro quel serbatoio. Perché quel serbatoio non è pieno come era all'inizio. E quindi qual è la capacità del sistema oggi a contenere, in funzione della necessaria dinamica e domanda economica e sociale di ritornare gradualmente alla normalità, il tema è capire come noi di fronte ad una serie di modifiche delle condizioni restrittive, queste siano compatibili, l'apertura di questo sia compatibile con la tenuta del sistema. Io credo che questo sia il vero interrogativo che abbiamo davanti a noi. Quindi, se andiamo alla fase successiva, quindi il primo problema, ho ascoltato prima una cosa che condivido molto, il primo problema è, andiamo avanti, ecco, allora, il primo problema è che noi abbiamo a che fare con una cosa che non conosciamo, ma questa cosa che non conosciamo chi ce l'ha, che è il vero problema con il quale abbiamo combattuto fortunatamente con buoni risultati nella prima fase. Quindi,
Il primo elemento, ho cercato di dirlo alla fine quando il Presidente mi diceva stai entrando nella seconda fase, è come noi ci prepariamo al contenimento di contagio con regole diverse. E questo naturalmente diventa centrale nella strategia che noi abbiamo cercato di applicare anche nella prima fase, tanto vero che la coerenza rispetto a questo è il rapporto di contenimento nei tamponi. Allora, le principali azioni sono la garanzia della presa in carico e del trattamento dei casi sintomatici e soprattutto la sorveglianza sanitaria, cioè il monitoraggio dei dati, il tracciamento, cioè la capacità di riuscire a individuare e ovviamente testare con la conseguente costruzione di quella filiera che un po' si ispira al modello Remanzacco. Questo naturalmente significa che cosa? Significa riuscire a immaginare una organizzazione sulla quale ci stiamo lavorando in maniera importante, di costruzione di un'organizzazione che riesca a garantire un tracciamento ancora più consistente di quello che c'è stato. Questa è la sfida vera che ha a che fare con un grande nemico, che è la limitata disponibilità di reagenti, quindi non escludendo anche tutta una serie di altre misure di indagine, però è evidente che io da una molecolare ho una risposta molto più consistente rispetto alle altre misure che peraltro lo Stato e anche la Regione sta cercando di mettere in campo. Quindi che cosa ci lascia la fase 1? La preoccupazione della sostenibilità del contesto regionale in termini complessivi e soprattutto il rischio di non vedere buttato via tutto quello che fino ad oggi è stato conquistato. Quindi la mitigazione della fase 2 deve avere a che fare con degli obiettivi chiari che sono la riorganizzazione delle attività sanitarie in parallelo a tutte le misure di natura economica e sociale sul quale le regioni stanno ampiamente discutendo con il governo e soprattutto attivare quelle azioni della presa in carico che peraltro, se mi è consentito, trovano nella visione non ospedale centrica il contenuto e le strategie indicate nella legge di riforma, sapendo soprattutto che c'è un problema di rischio contagio. Quindi norme igieniche, utilizzo di disposizioni di protezione individuale e distanziamento sociale. Se poi proseguiamo, questi sono i rapporti delle tre fasi indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi sì. Qual è l'impatto sociale ed economico nelle varie fasi della pandemia? No, ma io lo vedo in prima fase, interview. Quella che io dico bene, andiamo alla messa, ciao. Lasciando. No, tu adesso saluti. E stiamo entrando nella seconda fase con tutte le classificazioni dei fenomeni che sono individuabili per portarci probabilmente in una terza fase che, se non governata, inevitabilmente determinerebbe dei profili di rischio estremamente elevati. Che cosa sostanzialmente abbiamo vissuto? Se andiamo nella parte successiva, vediamo che in particolare quello che abbiamo vissuto l'insicurezza lavorativa, abbiamo vissuto la perdita o l'incertezza legata al posto del lavoro. Questa è stata, e questa è la domanda che ci arriva in questo momento, che ha un forte impatto anche sotto il profilo della tenuta sociale. È evidente, questo naturalmente riguarda il lavoro. Poi c'è un fenomeno legato alle violenze. Abbiamo assistito un grido forte anche rispetto al tema della violenza di genere, in particolare relativamente alla condizione delle misure restrittive che erano imposte all'interno di quello che dovrebbe essere un luogo nel quale tu dovresti sentirti sicuro. E tutti gli indicatori ci dicono che questo è un fenomeno che invece si è presentato in maniera rilevante.
E quindi un tema della perdita dell'uguaglianza di genere, che ovviamente è una delle preoccupazioni che si presenta. Un aumento della criminalità, un tema del maltrattamento dei minori, un tema di stigma c'è stato anche nelle nostre piccole comunità. Io non voglio ricordare quello che mi è accaduto a Grado, non voglio paragonarlo in quei termini, ma vi garantisco che non è stata una bella esperienza sentirmi dire che siccome bisognava trasferire le persone lì non c'era nessun contagiato, peraltro devo dire con un atteggiamento molto responsabile e civile del sindaco, il quale non posso neanche continuare a arrabbiarmi con lui, perché lui, io conservo, la prima affermazione del sindaco mi dice anche noi dobbiamo fare la nostra parte nel momento in cui c'è una domanda di solidarietà. Poi si è lasciato travolgere, dal fatto che portare lì delle persone, peraltro in un percorso condiviso anche dal punto di vista sanitario, perché era condiviso rispetto alle condizioni di sicurezza, però questi fenomeni si sono verificati e quindi è evidente che questo... Io ricordo le parole di alcuni sindaci, che guarda, la gente viene da me e dice guarda che se lì abita quello lì bisogna cambiare via, ma sono successe anche queste cose nelle nostre piccole comunità. E quindi è chiaro che questi sono fenomeni che oggettivamente creano preoccupazione. L'altra grande questione riguarda la povertà, che noi abbiamo vissuto come insicurezza lavorativa e sottoccupazione, l'aumento del rischio della povertà per il lavoro scadente. Sicuramente lo avete fatto, perché le interlocuzioni che avete avuto sono, credo, le stesse che abbiamo avuto noi. La domanda ai nostri servizi sociali non solo è aumentata in termini di dimensione, ma c'è stata un'istanza da persone che sarebbero state inimmaginabili nella condizione di dover presentarsi per chiedere un sostegno in quelle condizioni. Questo è un fenomeno che abbiamo vissuto, ma rischiamo di vivere in maniera più consistente rispetto a quello che oggi ci porta da una considerazione legata alla prima fase rispetto alla seconda, con un ulteriore aumento del rischio della povertà. Quando ci sentiamo dire che buona parte delle attività economiche minori non saranno più nelle condizioni di poter ripartire, è inevitabilmente che questo ha un tema rilevante che probabilmente nella terza fase andrà a sbattere rispetto a un altro elemento che oggi purtroppo si presenta in maniera significativa, che è la compromissione della coesione sociale, che è già messa in qualche modo in discussione da tempo in questo Paese. Ecco, la conseguenza di tutto questo ha la riflessione rispetto a quello che è accaduto sulla salute. Noi abbiamo rallentato la macchina, come giustamente ha ricordato più di qualcuno, deve ritornare a condizioni di graduale normalità, perché le patologie non vanno in ferie, e quindi noi dobbiamo riuscire a costruire un modello che ci consenta di organizzare un sistema che... se mi permetto di dire, forse questa occasione mette in ordine anche tante cose, se c'è un po' di responsabilità e coraggio. Ma sicuramente la prima fase rispetto alla salute c'è un rischio di aumento tasso di infezione e mortalità nelle popolazioni emarginate o in scarsa salute nei territori con sistemi sanitari che non sono stati i nostri, fortunatamente. L'aumento delle morbidità. Queste le parole dell'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Noi ora ci dobbiamo fermare perché tra poco comincerà la Santa Messa. La nostra edizione ripartirà alle 16:30. Grazie, a più tardi.